Al comunale di Padula si è disputata domenica pomeriggio la classica sfida tra Vallodidiano e Cilento. A contendersi i 3 punti, infatti, sono state la formazione del Padula e le Pixus 2002. Due buone squadre, entrambe rispettose dell'avversario, con un buon gioco e un ottimo organico, ma un po' sfortunate nelle conclusioni, tanto che il match si è concluso con la vittoria di misura per gli uomini di Mister Giudice, che hanno portato a casa i 3 punti dopo una battaglia a centrocampo con falli di gioco duri, ma mai volontariamente cattivi. Su un terreno dalle precarie condizioni, le due compagini hanno giocato una partita tutto sommato equilibrata, anche se il Padula può recriminare su alcune sviste arbitrali e sulle opportunità sprecate dalle punte. Il primo sussulto arriva al decimo quando De Curtis scaglia un tiro di sinistro sulla respinta corta di un difensore. La palla si stampa sulla rete di protezione. Il Padula risponde al 17° con un tiro di langone da fuori area, che non crea però nessun problema a De Franco. Al 30° è ancora il Pixus a provarci dalla distanza con Caolo, ma la conclusione è da dimenticare. 2 minuti più tardi, questa volta su punizione, è ancora Caolo a calciare la sfera, ma la traiettoria della palla, sporcata dalla barriera, va a finire tra le braccia sicure di Tonino Caggiano. L'ultima azione degna di nota del primo tempo è ad opera del Padula, che con il tiro dalla distanza di Langone si porta vicino all'area di De Franco. Il secondo tempo vede un Padula più tonico e disposto a vendere cara la pelle. Al 52° i padroni di casa reclamano un fallo di mano in area, ma il direttore di gara non vede la deviazione di mano del difensore rosa-nero. Al 60° arriva la grande occasione del vantaggio per il Pixus. Sciangueta, infatti, vedendo Caggiano fuori dai pali, calcia un delizioso pallonetto, ma la sfera sbatte contro la traversa, graziando il portiere padulese. È questa l'azione che riaccende la partita. Dopo 3 minuti, infatti, il Padula ha un'ottima opportunità di segnare con il colpo di testa ravvicinato di Gaetano Danzé, ma l'esterno padulese non riesce ad indirizzare bene la sfera. I cilentani rispondono con un debole tentativo di Caolo, che si trasforma in una telefonata per Caggiano. È però il preludio al gol dai 3 punti. Da una punizione laterale nasce il cross perfetto in area per Bonizio, che salta più in alto di tutti e colpisce la palla di testa, depositandola alle spalle di Tonino Caggiano. Ottimo lo spunto del difensore, lasciato forse troppo libero di staccare, e grande esultanza degli ospiti per il vantaggio. Il Padula non si lascia intimorire e incomincia un lungo pressing nella metà campo avversaria per cercare di ribaltare il risultato. Al 76° spreca una ghiotta opportunità, sempre di testa, con Moscarella, che, servito da Danzé, spedisce la palla contro De Franco. È l'ultima vera azione degna di nota prima del triplice fischio finale che condanna la squadra locale, nonostante una buona prestazione, alla sconfitta in casa non senza qualche rammarico, e fa avanzare il Pixus 2002 a 17 punti nella classifica.